coglioni. E in nuovi calciatori più o meno famosi si sono ritrovati a Ischia per gli ultimi giorni di vacanza, prima naturalmente dell'inizio dei ritiri in collina o in montagna. Il calciomercato torna ad occupare le prime pagine di tutti i giornali. Sono due i grandi colpi dell'estate sul fronte interno. Gianluigi Lentini passa dal Torino al Milan che vuole confermarsi campione d'Italia. La Juventus risponde con Gianluca Vialli che lascia la Sampdoria per far tornare grande la società bianconera. Non so cosa dire, siamo tutti molto contenti e credo che l'umore dei nostri tifosi per un po' di tempo sarà senz'altro positivo. Aumenta il numero degli stranieri tesserabili, anche se rimane il limite massimo di 3 nella lista da consegnare all'arbitro il giorno della partita. Il campionato viene invaso da un'ondata di stranieri mai vista prima. Sono 73, tra vecchi e nuovi. Un record. La Lazio non nasconde le proprie ambizioni. Il presidente Cragnotti l'aveva già rafforzata con il bizzarro Gascon e con il centrocampista olandese Winter. L'arbitro Bettin di Padova, invece del cartellino, gli consegna una gomma americana che il giocatore accetta, scarta e mette in bocca. Una scenetta che smentisce chi sostiene che gli arbitri siano assolutamente privi di senso dell'umorismo. La Juve, confermati Köhler e Julio Cesar, ingaggia l'inglese David Platt e il tedesco Andy Müller. Si parte in quarta verso una nuova avventura scudetto, che anche per questa stagione vede una novità regolamentare destinata a incidere molto sul gioco. Sul retropassaggio volontario del compagno, il portiere non può toccare con le mani. Il preludio al campionato registra la vittoria della Supercoppa italiana da parte del Milan e il primo esonero, che è quello di Adriano Fedele dell'Udinese. Al suo posto, Albertino Bigon. Bentornati nello studio di Futuro di Milano per i tempi supplementari della Domenica Sportiva. Ti voglio salutare questa signora perché è troppo bella. La mia mamma. Ah, hai cambiato per questo. Il Milan campione d'Italia ha dimostrato a tutti che Fabio Capello non è stato solo un buon giocatore e con l'organico che si ritrova a disposizione parte ancora nel ruolo di favorito. A nomi come Baresi, Albertini, Donadoni e quelli del trio olandese vanno aggiunti Papin e il nuovo genio di San Siro, Dejan Savicevic. Il Foggia, dopo la tranquilla salvezza dell'anno precedente, cede buona parte della rosa e rinnova la squadra. Per Zeman una nuova scommessa per una vita sempre sul filo del rasoio. L'Inter, affidata ad Osvaldo Bagnoli, è una squadra tutta da seguire, rafforzata dagli innesti degli juventini Schillaci e De Agostini, del tedesco Sammer e dell'ex laziale Ruben Sosa, che impiegherà ben poco a diventare uno degli idoli nerazzurri. Da dimenticare invece l'esperienza di Darko Panchev, un emblema di certe scelte avventurate di mercato. Nel calcio italiano fa il suo ingresso Sergio Cragnotti, che rileva la Lazio e comincia a costruire una squadra di campioni. Arrivano nella capitale Winter, Stroppa, Doll, Fuser, Gascogne, ma soprattutto Beppe Signori, che prende a fare gol a raffica. La Fiorentina della famiglia Cecchigori comincia a pensare in grande, con Battistuta goleador infallibile. Ma strada facendo il giocattolo si rompe e dopo la morte di Mario Cecchigori, il vulcanico figlio, Vittorio, fa l'errore di esonerare Radice, facendo scivolare la squadra in Serie B. Il primo se li porta a casa, la squadra per lo scudetto. Il pool sportivo in collaborazione col GR1 presenta tutto il calcio minuto per minuto. E riprendiamo con il racconto dei secondi tempi delle partite, lasciamo inalterata la scaletta. I tempi naturalmente sono, secondo la sensibilità dei colleghi, in linea a Sandro Ciotti. D'accordo Provenzali, si gioca da 2 minuti la ripresa a San Siro, ancora 0-0 del Foglianese. Qui a Cagliari siamo al primo minuto e 42esimo secondo della ripresa, siamo sempre sullo 0-0 tra Cagliari e Juventus. Per circa un minuto poco fa la Juve ha tenuto palla, linea Napoli.
Si gioca alla San Paolo da appena 7 secondi, ricordiamo che il primo tempo si è concluso sullo 0-0 tra Napoli e Brescia e la linea va a Udine. Dove si sta giocando da 5 minuti nel corso della ripresa, una partita piacevole, equilibrata, giocata con rapidi rovesciamenti di fronte, la linea Genova. Quinto minuto del secondo tempo, Sampdoria 2, Lazio 2, invariati gli schieramenti, la Lazio sta per battere un calcio d'angolo, è il quinto per la formazione biancazzurra che gioca in tenuta gialla, a voi Bergamo. Atalanta 1, Parma 0, questo al sesto minuto, la linea Reggio Emilia. Attenzione Luzzi, intervengo da Genova, la Sampdoria batterà un calcio di rigore per un fallo in uscita del portiere Fiori su Bertarelli. Mancini contro Fiori, parte il tiro di Mancini, palla in rete, nulla da fare per Fiori. Sampdoria 3 Lazio 2 all'ottavo minuto. Intanto il collega Enzo Creti ci fa notare come in questo istante in schedina ci siano ben 9x. Si sblocca la partita di Firenze, Fiorentina in vantaggio, Effenberg sugli sviluppi di un calcio di punizione all'ottavo della ripresa. E dunque Fiorentina 1 Genoa 0, linea ancora a San Siro. Autogol clamoroso. Il cross di Massaro era destinato a Van Basten, Grandini è intervenuto, ha colpito malissimo con la tibia e ha messo la palla alle spalle di Mancini. Milan 1, Foggia 0, te Cagliari. Il 13° minuto, 45 secondi, 0-0 tra Cagliari e Juve, e a Cagliari linea Napoli. Attenzione Cucchi, rigore per l'Ancona calciato da De Tari e la palla in rete, Torino 3, Ancona 1 a te la linea. Attenzione, attenzione, interviene Udine, in vantaggio l'Udinese, ha segnato Balbo al 24° della ripresa, Udinese 1, Inter 0, linea Fornerese. Segnalo il pareggio del Genoa a Firenze. Ha segnato Van Schip al 21° minuto e dunque Fiorentina e Genoa sono adesso sull'1-1, a te la linea. Alessandro Ciotti riprende la serie dei collegamenti. D'accordo Provenzali, esattamente. Attenzione Ciotti, vai. Intervengo ancora da Marassi, 3-3 al 29° minuto, autogol della Sampdoria. E nel frattempo qui a San Siro Van Basten continua a esagerare con l'altruismo. Attenzione Ciotti, vai. Intervengo da Udine, l'arbitro ha decretato un calcio di rigore a favore dell'Inter, si prenderà la linea quando lo batteranno. D'accordo, San Siro ai 31° e 30 secondi. Attenzione Ciotti, calcio di rigore di Schillaci, tiro rete, Udinese 1, Inter 1. Bene, vediamo un po' di fare ordine, vediamo se Sampdoria-Lazio è terminata. È terminata da poco sul risultato di 3-3. Poi ancora Torino-Ancona. È finita la partita qualche istante fa, punteggio Torino 4, Ancona 1. Roma-Pescara. Siamo in netto ritardo all'Olimpico, ancora 4 minuti da giocare, Pescara sempre in vantaggio per 1-0 della linea. Fiorentina-Genova. È il 46° della ripresa, 1-1 si gioca ancora. Finita la partita di Bergamo, Atalanta batte Parma 2-1, a te la linea. Aggiorniamo quindi definitivamente la situazione da San Siro, il Milan ha battuto il Foggia per 1-0, linea Provenzali. E noi passiamo la linea immediatamente a Cagliari. L'arbitro fischia la fine della partita, il finale dunque a Cagliari, 0-0 tra Cagliari e Juventus. E finale 0-0 tra Napoli e Brescia. Risultato importante, terminata la partita di Udine allo Stadio Friuli, l'Udinese ha battuto l'Inter per 2-1, te la linea. Balbo, bellissimo gol. Sono molto contento, voglio dedicarlo a mio figlio e a mia moglie. Non c'ho parole, mi sa che abbiamo fatto un disastro con le schedine oggi. Torino-Atalanta, Udinese-Pescara, Milan con 2 punti, in testa seguono Brescia-Lazio, Sampdoria-Genova, Fiorentina, Juventus-Cagliari e Napoli con 1 punto, a 0 punti Inter, Foggia, Roma, Parma e Ancona. Oggi fumo. Primo giorno di scuola e del campionato, dunque, e prime sorprese, la vittoria del Pescara Olimpico alla Roma, il sofferto successo del Milan sul Foggia che ha messo a dura prova i campioni d'Italia. I primi 90 minuti scuotono il campionato che pare risentire ancora dell'atmosfera balneare. E mentre le grandi giocano a nascondino sul podio c'è spazio per l'Udinese e l'Atalanta di Marcello Lippi. Ma soprattutto per il neopromosso Pescara, che ha superato la Roma all'Olimpico e che alla seconda giornata ospita il Milan. Complimenti al Pescara, ha giocato con ordine ed è stata pericolosa in contropiede, ha messo in difficoltà i giocatori della Roma. Sfida interessante quella che si gioca all'Adriatico il 13 settembre, che mette uno di fronte all'altro Giovanni Galeone e Fabio Capello. Partita spettacolare e sorprendente e che nei primi 20 minuti lascia esterrefatti i tifosi rossoneri e lo stesso mister milanista. Nel primo tempo più che una partita di calcio sembrava una partita di ping pong.
Beh, divertente magari per voi giornalisti, divertente per una parte del pubblico, però devo dire che sul 4-2 è una partita molto difficile da recuperare. Al 23° minuto il Pescara incrementa il vantaggio. Allegri serve Massada che entra in area, evita il portiere e deposita la sfera in fondo alla rete. Chissà se ci pensa alla vittoria Fabio Capello al 23° minuto di Pescara-Milan, incontro della seconda giornata. Chissà cosa pensa un allenatore a cui Silvio Berlusconi, esaltato dal trionfale campionato precedente, gli ha confezionato una rosa di giocatori straordinaria. In pratica, il Milan della panchina potrebbe competere con quello mandato in campo. Ogni domenica, l'unica difficoltà è capire chi faccia parte dei titolari e chi no. Per cui si inizia a utilizzare il magico termine di turnover. Bisogna cambiare il regolamento, far giocare le squadre 18, 16, allora sarebbe molto più facile. Purtroppo si giocano solo in 13 al massimo, per cui questo discorso del turnover che abbiamo introdotto all'inizio del campionato deve essere accettato. Facile a pronunciarsi, ma ostico da digerire per chi salta le partite che vorrebbe giocare. Per la prima volta anche nel campionato italiano, il concetto di formazione tipo comincia a scricchiolare. Sei stranieri, uno più forte dell'altro. Sull'impianto olandese di Rijkaard, Gullit e Van Basten si innesta la concorrenza formata dal croato Zvonimir Boban, dal montenegrino Dejan Savicevic e dal francese Jean-Pierre Papin. Gente che il pallone lo trasforma in oro. Devo essere sincero, solamente con dei grandi giocatori come questi si possono cambiare il volto della partita. Chissà se è ancora convinto dell'11 mandato in campo, Fabio Capello. Bene! Dio Stefano, di stare largo! Stefano largo! Chicco largo! Si esalta il Pescara, il Milan appare disorientato dal bruciante avvio degli abruzzesi. E dal 14° minuto i padroni di casa si portano nuovamente in vantaggio. Gran tiro da 30 metri di Allegri, deviazione di Baresi e palla in rete. Chissà se lo ritiene il più adatto all'equilibrio tattico, visto come il Pescara di Galeone sfonda la sua difesa e dopo i fatidici 23 minuti conduce 4-2. Chissà se Fabio Capello pensa alla regola del calcio che vuol vedere cadere chi vola troppo alto. Già nel 1990 Arrigo Sacchi si è scottato quando ha pensato che ogni traguardo fosse tagliabile a braccia alzate. Ma il Milan di Fabio Capello è un'altra cosa. E questa volta a fare la differenza è Marco Van Basten. Pescara 4, Milan 5. Questo il risultato finale. Chissà se ha capito tutto quel giorno all'Adriatico Fabio Capello. Deve aver trovato un buon Milan, che ha trovato la umiltà e la grinta dei tempi migliori e soprattutto la capacità di non cedere niente in qualsiasi momento. Quando si è trovato in vantaggio ha continuato ad attaccare, ha continuato a dare spettacolo, a cercare il risultato. Capello è stato il mio primo vero allenatore nelle squadre giovanili del Milan. Per me è stato un maestro. Mi ha insegnato a stare in campo e a fare il salto di qualità sotto il profilo tecnico. Si poteva scommettere già a quei tempi che sarebbe diventato un tecnico eccezionale. E così il Milan inizia a prendere in mano il campionato con prestazioni sempre più convincenti che vedono protagonisti a turno tutti gli uomini del reparto avanzato. Non c'è solo Van Basten a realizzare reti decisive. Accanto al tulipano olandese ecco Daniele Massaro, un jolly che Capello pesca con sempre maggiore frequenza, così come si rivede con tutta la sua potenza muscolare Ruud Gullit, che si esalta nel clamoroso 7-3 che il Milan infligge alla Fiorentina il 4 ottobre. Il pubblico fiorentino molto sportivo, molto corretto, almeno per tutto quello che è accaduto dentro lo stadio. Le due formazioni sono uscite tra gli applausi. Naturalmente c'è il grosso rammarico per questa squadra viola che sperava molto in questo match per entrare di diritto tra le grandi. È la quinta giornata e si registra il record delle segnature con 48 reti complessive. 48, la Serie A celebra la quinta di campionato cancellando il precedente primato di 42 gol della stagione 1930.
1931. Un record al quale contribuiscono anche le provinciali con il 4-4 tra Genoa e Ancona e il rotondo 4-1 con cui il Brescia regola il Foggia. Ci mette del suo anche la Juventus, che viola il San Paolo con un rocambolesco 3-2. Veramente non ci sono parole, c'è solo la voglia di fare, che purtroppo in campo non si tramuta nel risultato. Questa è la cosa che più dispiace. L'Inter alla quinta giornata ha gli stessi punti della formazione bianconera. Per fortuna che c'è Totò Schillaci, che pare essere tornato ai livelli del mondiale italiano. E lui, insieme a Shalimov e Ruben Sosa, a confortare il popolo nerazzurro. Intanto il Milan vola, spinto in alto dai suoi campioni che domenica dopo domenica regalano gol ed emozioni. Stabilisce primati di imbattibilità e contro la Lazio alla sesta giornata vede per la prima volta andare in rete anche Jean-Pierre Papin. Sembra possedere un'altra marcia la formazione guidata da Fabio Capello. Il turnover milanista sembra funzionare, anche se il pacchetto difensivo difficilmente subisce variazioni di uomini e di schemi. D'altronde sono convinto anche che non c'è buona difesa se non c'è un buon filtro al centrocampo. E così già l'ottava giornata, il Milan ha 4 punti sulle seconde, che sono Inter e Torino. I nerazzurri continuano nel loro altalenante cammino. Ne prendono 4 dalla Roma, per poi riscattarsi in pieno travolgendo al Meazza la Juve, con un 3-1 che parla da solo. Campionato semi-compromesso ma non perso, anche perché noi dobbiamo solo migliorare e crescere, gli altri devono solo scendere, quindi oppure calare. La Juventus, invece, non riesce a sprigionare tutto il suo enorme potenziale. A non convincere la posizione defilata alla quale è costretto Müller e il ruolo di terzino sinistro che Trapattoni ha ritagliato addosso a Dino Baggio. Per fortuna che al Delle Alpi arriva l'Ancona, penultimo a 4 punti. Juventus su Ancona 5-1, Festival dei Baggio, mi sembra, vero Cesare Castellotti? Io direi di più, è stato poco più di un allenamento bianconero, una partita a senso unico che la Juventus ha dominato come ha voluto, l'Ancona, più che incapace, è stata impossibilitata a reagire. Notizie positive giungono da Torino e Sampdoria, che sono nel gruppetto di testa. I Granata di Mondonico hanno una coppia gol di tutto rispetto, con il piccolo Aguilera e l'ariete Silenzi. La scommessa solo di arrivare in Coppa UEFA, che è lo che aspettiamo tutti. I blu cerchiati, compensata la partenza di Vialli, hanno in Jugovic un centrocampista completo. In Corini un regista sveglio e nel giovane Bertarelli il bomber del futuro. Senza dimenticare Mancini, il leader doriano. È grazie a loro che la Samp travolge per 4-1 il Genoa nel derby della Lanterna, andato in scena il 1 novembre. Eriksson, è la Sampdoria allora l'antimila, una partita da recuperare, secondo in classifica, un buon gioco. Sì, ma anti-Milan, penso che ci sono tante squadre che sono anti-Milan. Stupisce il cammino del Brescia, abilmente guidato da Jorge Agi, uno dei pochi veri fuori classe giunti in Italia. La squadra sa produrre molto gioco con Agi e senza Agi. Solo che lui è un grande giocatore che nei momenti difficili trova una soluzione di quella che ha trovato anche oggi, un tiro da 35 metri e ha fatto gol. La squadra viola è ancora un enigma. Vince larghissimo contro l'Ancona, fa la voce grossa con l'Inter e poi ne prende 7 dal Milan. Il calcio è bello perché è irripetibile, ogni partita ha delle sue cose buone, delle sue cose negative. Bella la vittoria anche contro la Sampdoria, travolta da un 4-0 indiscutibile. Abbiamo giocato veramente bene, pressavamo tutto il campo, loro erano in difficoltà, si vedeva. Poi un'altra caduta, stavolta contro il Cagliari, che non scioglie i dubbi sulla reale forza della squadra di Cecchi Gori. Ma il Cagliari è targato Mazzone, e il che vuol dire molta grinta sino all'ultimo minuto. Cresce la tensione per un campionato che l'8 novembre regala un fantastico duello a distanza tra due beniamini del grande pubblico. Stadio San Paolo, Van Basten, converge, limite, destro violento, gol. Il primo è impegnato a Napoli.
Personalmente una domenica molto particolare. Roberto Baggio in fuga, ancora Baggio, gol. Baggio invece guida la sua Juve all'assalto dell'Udinese. Purtroppo non ti dà mai la soddisfazione di passare una domenica in pace, Marco. È un duello bellissimo che si snoda attraverso gol e giocate di alta scuola. Non ci sono né vinti né vincitori tra i due fuoriclasse, che alla fine dei 90 minuti hanno regalato emozioni, colpi di genio e soprattutto 4 gol a testa. È stata sì una giornata ricca di gol, ma soprattutto ricca di milioni per i fortunatissimi 13 che oggi hanno vinto ben 380 milioni. 4 le lunghezze che separano la Juventus dal Milan. Quando arriva il giorno del primo scontro diretto, ma i bianconeri giocano in casa. Roby Baggio non c'è, così come indisponibile Platt. Il trap punta tutto sulla verve di Müller, sulla forza d'urto di Casiraghi e sul ritrovato Vialli, mentre Dino Baggio viene finalmente spostato a centrocampo. Capello non ha che l'imbarazzo della scelta e per lo scontro diretto si affida alla coppia gol Simone Van Basten e al talentuoso Boban in rifinitura. Scelte vincenti, quelle del mister rossonero. Fabio delle Alpi, Boban per Simone. Cadono Torricelli e Conte, gol, Milan in vantaggio. 43esimo della ripresa, rigore per la Juve. Attenzione a Massaro, che grida al portiere. Tira a sinistra, ma non ti muovere prima. Vialli può salvare se stesso, la squadra e il campionato. 3 responsabilità pesanti come Mancini, che alla fine condannano Gianluca ed esaltano Rossi. Purtroppo oggi ho sbagliato, poteva essere un gol importante perché teneva aperto il discorso per noi e per le altre squadre, il discorso di vertice, però noi continueremo a crederci, giocando come abbiamo fatto oggi, qualcosa di buono faremo anche in futuro. Sono 6 adesso i punti di vantaggio sui bianconeri, 5 quelli sull'Inter, che comunque non può impensierire la capolista. Il 3-0 subito ad Ancona per mano di Detari denuncia il grave stato confusionale in cui versa la squadra nerazzurra, che in piena crisi di identità perde secco anche all'Olimpico contro una Lazio che Zoff sta lentamente riposizionando. C'è qualcosa che non quadra, probabilmente sta a me a risolvere queste cose qua per capirci qualche cosa. Perché il responsabile sono io. Se lo sapessi non avrei risolto il problema. Una critica alla sua squadra dopo la partita di oggi. Sto dicendo che l'allenatore sono io, perciò la critica me la faccio a me stesso. La Juventus, dopo il KO casalingo contro i rossoneri, perde la rotta e scivola verso il centro classifica. Perde 2-0 con la Fiorentina e viene sconfitta clamorosamente a Foggia per 2-1, contribuendo così al secondo miracolo dei pugliesi. Artefice ancora una volta Zdenek Zeman. I suoi schemi funzionano, i risultati arrivano, anche se il cammino verso la salvezza è ancora lungo. Lei aspetta sempre il famoso gennaio oppure ciao Milan? Beh, oggi possiamo dire arrivederci Milan, no ciao, perché significherebbe arrendersi completamente e non significa costruire o mantenere quel poco di convinzione che serve oltretutto anche a altri due prestigiosi obiettivi che sono la Coppa Italia e la Coppa UEFA, e quindi è così che si mantiene e si crea una squadra. E mentre il campionato si avvia alla sosta natalizia, il mondo del calcio è scosso dalla notizia della morte di Gianni Brera. Ringrazio tutti e saluto. Buonasera. Non so da che parte devo guardare, naturalmente, perché mi confondete sempre. Sono qui stasera soltanto per fare gli auguri al nostro pubblico e per ricordare che con il 1993 la Domenica Sportiva è entrata nel suo 40esimo anno di vita e che in primavera taglierà il traguardo del numero 2000. Alla ripresa, sin dalla prima domenica, il campionato trova una protagonista. La squadra viola in Gabriel Batistuta, alla sua seconda stagione, un attaccante di valore internazionale. Insieme al nuovo gemello Baiano, forma una delle coppie gol meglio assortite e più pericolose dell'intero campionato. La gente aspettava tanti gol da me, io ho fatto solo 11 e niente, non sono molto contenti, però
Io non posso dire nulla a questo. Il pubblico di Firenze pare essere soddisfatto dall'andamento della propria squadra, che la tredicesima giornata occupa la seconda piazza. Non la pensano così i dirigenti viola, Vittorio Cecchi Gori in primis. E così basta un passo falso perché salti la panchina di Gigi Radice. Appare un fulmine a ciel sereno, ma in realtà non è così. C'è stato un forte diverbio fra me e Radice. Io ritengo che la Fiorentina è mascherata. In modo la partita del giorno, quella che ha determinato forse le reazioni più vive, cioè Fiorentina-Atalanta. Fiorentina-Atalanta. Il 3 gennaio del 1993 la Fiorentina perde in casa 1-0 con l'Atalanta. Una notizia clamorosa per una decisione che farà discutere a lungo al termine della prima partita in cui la Fiorentina non segna neppure una rete, ma sbagliandone appunto parecchie. La rete di Perrone è la goccia che fa traboccare un vaso già troppo colmo di incomprensioni tra il tecnico e Vittorio Cecchi Gori, il vicepresidente dal carattere fumantino, figlio di Mario. Ma dopo quasi due ore di stupita attesa, oggi negli spogliatoi dello Stadio Franchi, ecco Radice Vittorio Cecchi Gori rilasciare dichiarazioni così secche e perentorie da anticipare soltanto il comunicato ufficiale di pochi minuti fa. La situazione di classifica è tutt'altro che grave. In classifica fino a ieri la squadra viola era applaudita seconda, ora dopo la sconfitta con l'Atalanta scivola al sesto posto, con gli stessi punti comunque di Juventus e Sampdoria, 3 più della Roma e 5 del Napoli. La squadra viaggia bene, ma le tensioni interne hanno un'origine lontana, a inizio campionato, quando al Franchi si è subita l'umiliazione di un pesantissimo 7-3 dal Milan. Qualche momento, è vero, praticamente abbiamo sbagliato. L'altro anno, lo sapete benissimo, molti di voi criticavano molto Radice e io l'ho difeso. Dopo che nelle prime giornate è sembrato persino che Batistuta, Laudrup ed Effenberg producessero un gioco talmente vivace da far pensare in grande. A parte del presidente c'è stata una discussione, perlomeno io sono stato considerato un po' il responsabile di questo cattivo andamento. Non è possibile perdere una partita con un'azione, creando tante azioni da rete e su un'unica azione da gol. 40 miliardi di lire ha investito la società per regalare alla città una squadra competitiva. Dalla cintola in su è una Fiorentina tutta da gustare, con un attacco agile e potente integrato dagli inserimenti dei centrocampisti. Incaponendosi su un fantomatico e mal eseguito difesa a zona, con tutte le ali che rischia. Insomma, il vicepresidente, figlio del presidentissimo Mario, non vuole che la Fiorentina in difesa giochi a zona, mentre Radice è convinto dell'efficacia del suo credo tattico. Ma il gioco a zona dell'allenatore, il pressing esasperato, che ricorda quello del suo Torino vincente del 1976, appare al padrone un affronto al buon senso. Adesso si dirà che lei vuole fare l'allenatore. Io non faccio nessun allenatore, io faccio l'interesse della Fiorentina. Ed è notizia di un'ora fa, questa sconfitta è costata l'esonero al tecnico viola Gigi Radice. Cecchi Gori si reca negli spogliatoi e da buon produttore cinematografico concede una scena da film western al pubblico composto dai giocatori, con tanto di insulti e spinta al mister. Ma fino a che punto è comprensibile che il proprietario della società imponga le sue scelte sul gioco della squadra? E quale deve essere in questo caso il comportamento del tecnico? Di ribellione? Conoscendo Radice non crediamo che avrebbe più accettato di allenare Viola. La rottura è insanabile. E non puoi c'è delle valigie che pesano? Vedi che le valigie... No, sì. Auguri, Gigi. Grazie, ragazzi. Ciao. Anche l'associazione allenatori accorre in difesa del proprio tesserato con un comunicato inequivocabile. Sono tifoso della Fiorentina, vorrei proporre di impedire il taglio degli allenatori durante il campionato. Che ne pensate? Sentiamo gli addetti ai lavori. Dopo un intervento da grande saggio di Mario, che si scusa con Radice e contemporaneamente spende un parere di favore verso la nuova scelta di Aldo Groppi. Se Vittorio vorrà fare l'allenatore, io farò il presidente. Mi pare buona, una bella idea. La Fiorentina si reca a Udine, dove passa in svantaggio dopo pochi secondi e perde con un secco 4-0. E oggi è stato tutto talmente brutto per essere vero che quasi non ci voglio credere. È un bruttissimo segnale. Il peggio deve ancora arrivare.
Forse Mario Cecchigori ha sbagliato regalando troppi giocattoli a Vittorio bambino. Da adulto ha continuato a pensare che la squadra fosse un giocattolo e l'allenatore un pupazzo da caricare a molla. Benissimo, sentiamo se Vito c'ha da proporci qualcosa, Simone. Sì, io avevo proprio una domanda sul tema appunto del cambio degli allenatori e naturalmente data da Santina Camonita di Imperi, insegnante a tutti voi, dice: secondo voi è sufficiente sostituire l'allenatore di una squadra per ottenere risultati positivi oppure sarebbe opportuno considerare l'ambiente di una determinata società? L'esonero di Radice è una scossa ad un campionato che appare appiattito sull'egemonia del Milan di Capello, che già campione d'inverno da alcune domeniche, allo scadere della 17ª giornata, conquista il record assoluto dei punti fatti nel girone d'andata. 31 su 34 disponibili in un campionato a 18 squadre. Ci sono moltissime partite da giocare. Certamente non dubiteriamo della volontà del Milan di continuare così. Secondo lei i tifosi delle altre squadre non si scoraggiano a vedere questo Milan così forte prima di Natale? Beh, l'importante è partecipare, recitava un coro delle curve, bisogna vedere come la pensano. Appare realmente difficile ipotizzare una qualche rimonta da parte delle inseguitrici. Le speranze sono riposte nell'Inter, che chiude l'andata con 23 punti in un crescendo di risultati positivi. Esultano anche i tifosi dell'Atalanta, che vedono la propria squadra in terza posizione solitaria dopo il 2-1 casalingo ai danni dell'Ancona, inchiodata al fondo classifica. Lippi si sta rivelando mister capace e vincente. Ganz e Rambaudi garantiscono i gol, mentre dietro si staglia la figura di Paolo Montero, libero uruguaiano all'esordio nel campionato italiano. Sarebbe bellissimo portare questa squadra in Europa, attraverso prima una salvezza, magari anticipata, e poi dopo, magari se c'è ancora qualche posto sul pullman, ci saliremmo con grande soddisfazione. 31 gennaio 1993. Inizia il girone di ritorno e la musica non cambia. Il Milan mantiene un'andatura fortissima. Van Basten è momentaneamente out. Nessun problema. Sale in cattedra Papin. I suoi gol sono spesso rabbiosi e altamente spettacolari. Il francese segna l'ottavo gol in 5 partite consecutive. Va andare subito, c'era il rotto. Ma segni sempre però. Segni sempre. Devo segnare sempre. In bocca al lupo allora per la Francia. Che lupo, grazie. Ottimo il rendimento di Sebastiano Rossi, titolare per caso dopo l'infortunio di Antonioli, ma spesso decisivo e pararigori eccezionale. L'Inter non appare in grado di tenere testa alla formazione rossonera. Nelle prime 4 giornate del girone di ritorno perde altri 2 punti. Il pari acciuffato per i capelli contro l'Inter è invece il terzo punto conquistato da Groppi da quando è in panchina. Fino a questo momento in 7 gare ha perso 4 volte. È paradossale la situazione in cui versa la Fiorentina, che sta pagando a caro prezzo l'improvvisa cacciata di Radice. Alla 21ª giornata i viola sono precipitati in zona retrocessione. Il futuro del loro campionato si colora di luci sempre più fosche. Maturità, saggezza e esperienza sono ingredienti che devi trasmettere adesso alla squadra. È un momento difficile, hai detto bene, tutte queste cose bisogna rimetterle in campo da martedì prossimo quando riprenderemo gli allenamenti, con la speranza anche di avere un po' di fortuna che non abbiamo avuto nelle ultime 2 partite. Parte male anche il ritorno della Juventus. Viali appare l'ombra di se stesso mentre continuano i tormenti del Trapp alla ricerca del giusto assetto. Torna al gol Casiraghi, mentre si sta rivelando goleador prezioso Fabrizio Ravanelli alla sua stagione d'esordio in bianconero. E così, con un Milan che alla vigilia della 22ª giornata vanta 10 punti sull'Inter, diretta rivale, il campionato osserva il rilancio della Lazio di Zoff. Signori, è ormai una garanzia. Fuser sta vivendo una stagione strepitosa,
splendida spalla di Winter, preciso ragionatore del centrocampo laziale. Questo fa ben sperare anche nella convinzione dei ragazzi, che mi hanno dato una grossa soddisfazione. Oggi è anche il mio compleanno, quindi... Il calendario il 7 marzo propone una serie di partite da seguire con attenzione. Intanto a San Siro, ospite del Milan imbattuto, sale la Fiorentina di Agroppi in cerca di riscatto. Stesso desiderio per Inter e Juve, impegnate rispettivamente a Bergamo dalla sorprendente Atalanta e a Napoli. Umberto Agnelli cerca nella formazione della Juventus il nome di Vialli. Non c'è. Dov'è Gianluca? In panchina. Accordo a mezzanotte nel ritiro di Villar Perosa, come spiega Ravanelli. Ma lei dormiva quando è venuto Trapattoni a dare la notizia oppure no? No, ero sveglio, parlavo con Luca e guardavamo la partita del Bayern. Poi nulla. Il primo se li porta a casa, la scelta per lo studio. Scaletta invariata rispetto a quella dei primi tempi e la linea va a Sandro Ciotti a Bergamo. Lo spettacolo offerto nel primo tempo deve essere valutato con generosità. Rimane comunque il fatto che le conclusioni a rete sono state davvero poche, proponendo in linea di massima a Ferrone e soprattutto a Zenga interventi di ordinaria amministrazione. Un premio Oscar per una partita da statuetta di terracotta, mi sembra. Eh sì, per ora sì, è un po' ferma. Due tiri in porta sono un po' pochi per un primo tempo. Ancora 0-0 la situazione a Milano. E dopo 2 minuti e 30 di gioco la Fiorentina è andata vicinissima al gol per la seconda volta in questo confronto. Ricordiamo che le squadre sono ferme sul punteggio di 0-0. Scusa qui Torino, il Napoli ha accorciato le distanze con Zola al sesto minuto del secondo tempo, quindi Juventus 2, Napoli 1. Al Ferraris si è ripresa a giocare esattamente da 7 minuti. Sampdoria e Torino sono ancora sullo 0-0 con la squadra di casa che sta attaccando dall'avvio. A Bergamo siamo ancora 0-0 tra Atalanta ed Inter e Cucchi. Il Milan è in vantaggio al 21esimo con Savicevic. Milan 1, Fiorentina 0. Attenzione, qui è Torino, il Napoli ha pareggiato con Ferrara, quindi al Delle Alpi Juventus 2, Napoli 2. Interviene anche Genova, dove al 27esimo minuto il Torino si è portato in vantaggio, ha segnato Paolo Poggi. Pertanto a Marassi il punteggio è cambiato, Sampdoria 0, Torino 1, linea al collega che stava parlando. Riprendiamo la linea da Milano. Scusa, devo interromperti, da Bergamo, Atalanta in vantaggio con Valentini. Gran tiro dai 18 metri e palla sotto l'incrocio dei pali alla destra di Zenga. E pertanto al 21esimo Bergamo, Atalanta 1, Inter 0, a te la linea. Attenzione, qui è Torino, ancora vi interrompo, la Juventus di nuovo in vantaggio con Ravanelli. Quindi Juventus 2, Napoli, Juventus 3, scusate, Napoli 2. Inserendo. Scusa, devo intervenire ancora da Bergamo, ha pareggiato l'Inter con un gran tiro da fuori di Manicone. Abbastanza analoghe le due conclusioni che hanno fissato il risultato sull'1-1. Entrambe nate da tiri da fuori prepotenti e precisi. Il primo di Valentini qualche minuto fa, esattamente al 22esimo, e adesso al 25esimo il pareggio di Manicone. Scusa Ciotti, e Torino, il Napoli sta per battere un calcio di rigore concesso per un fallo di Conte su Zola, dal dischetto e Fonseca contro Peruzzi, la rincorsa, il tiro, la rete, il pareggio del Napoli 3-3 qui al Delle Alpi tra Juventus e Napoli. 39esimo, Sampdoria 0, Torino 1, blu cerchiati tutti all'attacco, vicini al pareggio al 37esimo con un gran tiro su calcio di... Attenzione, qui Torino, le emozioni non sono finite, Juventus di nuovo in vantaggio con Müller al 42esimo, Juventus 4, Napoli 3. Intervento anche da Milano per il raddoppio del Milan, ancora con Savicevic, grande azione del numero 10 del Milan, del 2-0. Attenzione Cucchi, intervengo finale da Marassi, il Torino ha battuto la Sampdoria per 1-0. Aggiorniamo definitivamente la situazione, 1-1 il risultato finale tra Atalanta ed Inter. Quando rivedremo i tuoi occhi illuminati nelle immagini televisive dopo un gol? Linea Sabatino d'Angelo. Più che altro quando vedete lo spirito dentro, ecco. Io spero più presto possibile. Scusa Ciotti, Torino che interviene, la partita è finita, Juventus batte Napoli 4-3 al Delle Alpi. Credo che il pareggio lo meritavamo, poi così è stata brava la Juve che ha assistito fino alla fine, però diciamo che anche oggi abbiamo perso, diciamo, un punto. Finale a Milano, dove il Milan ha battuto la Fiorentina per 2-0. Milan in difficoltà nel primo tempo. Sì, un Milan che ha sofferto, però Milan che mi è piaciuto proprio perché ha dimostrato umiltà. La classifica della Serie A: Milan 39 punti, Inter 28, Torino 26, tre squadre 25, Lazio, Juventus e Atalanta. Solo provato, aspetta di...
Partita nervosa anche sugli spalti, con qualche tafferuglio tra i tifosi. Nel Milan senza gli olandesi e con Papin poco servito sale alla ribalta Savicevic, che con la sua doppietta punisce severamente gli errori sotto porta della Fiorentina. Niente da fare. L'atteso colpo d'ala dei Viola non c'è stato. La speranza si riaccende solo qualche settimana dopo, complice il Parma di Nevio Scala, che il 21 marzo 1993 riesce finalmente a battere il Milan, interrompendo la serie positiva dei rossoneri, che si ferma a quota 58 gare utili consecutive. Avevamo parlato alla fine del primo tempo in maniera molto, molto nervosa, cioè io mi ero arrabbiato con i giocatori e ho detto: se ci crediamo con questa squadra possiamo vincere solo se giochiamo come sappiamo. Rossoneri KO e nerazzurri che invece si impongono con pieno merito sulla Juve. Il Dele Alpi ammutolisce di fronte all'inizio travolgente dell'Inter, che in 20 minuti risolve la partita con i gol di Ruben Sosa e Shalimov. Erano 28 anni, e cioè dai tempi di Elenio Herrera, che l'Inter non riusciva a sconfiggere la Juventus sul terreno di Torino. Un bel colpo. Doppio colpo. Beh, chiaro, anche se sono in una grande, perché l'Inter è una grande, direi, come squadra, però vincere a Torino fa sempre piacere. Cosa non funziona? Molte cose non funzionano. Adesso vediamo di metterla a posto. Molte cose non funzionano e non bisogna avere fretta. Il primato del Milan è al sicuro, ma la prova dell'Inter non può essere sottovalutata. I nerazzurri sentono che il vento è propizio e la domenica successiva, approfittando del pari degli uomini di Capello, rosicchiano un altro punto battendo in casa il Pescara. I tifosi nerazzurri cominciano a crederci un po' di più. La squadra sembra aver trovato la sua dimensione. Difesa solida con il trio Zenga, Bergomi e Ferri. A centrocampo Berti pare aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori. Ma il vero ago della bilancia pare essere Antonio Manicone, scambiato con Desideri al mercato di novembre e che regge i fili della squadra. Benissimo Shalimov e addirittura scoppiettante Ruben Sosa, che con i guizzi e i suoi gol alimenta le speranze del popolo nerazzurro. Un acquisto azzeccato. A Roma, sulla sponda laziale, non avevano esitato a paragonarlo niente meno che a Maradona. Merito di alcune prodezze del suo sinistro, magia pura, non disgiunta da una potenza particolarmente rilevante nei calci di punizione. La novità è Ruben Sosa, il giocatore che è partito ieri dall'Uruguay e si è presentato nel pomeriggio da Piano Gentile per allenarsi con i compagni. A Milano, sul fronte interista, quando arriva, non c'è altrettanto entusiasmo sulle sue possibilità. Ma Sosa si sta allenando molto bene. Dei 5 stranieri che militano in squadra, Ruben Sosa è quello che suscita meno curiosità. Quando decide il mister di entrare in campo sono pronto. E nelle prime giornate Osvaldo Bagnoli lo relega addirittura in tribuna. E mentre Sosa in tribuna ha fatto esercizi acrobatici per tenersi in caldo, Darko Panchev gol non ne fa e se li fa glieli annulla. Per il resto della stagione invece l'uruguagio gode indubbiamente del fallimento della scarpa d'oro Darko Panchev, il macedone della Stella Rossa, pagato 6 volte più di lui e rientrante a pieno titolo nella categoria degli inguardabili bidoni del nostro campionato. Se i tifosi interisti avessero avuto tra le mani il centravanti se lo sarebbero mangiato vivo. Di Ruben i tifosi nerazzurri apprezzano subito la velocità. Sosa brucia allo sprint colombe e piccioni e va a segnare il gol numero 20. Sembra adatto per le gare in trasferta, dove gli spazi sono maggiori e le sue doti di contropiedista vengono esaltate. Ammazza, ma se sta un'ira di Dio Sosa oggi. Proprio a Firenze dovevi essere così. Ammazza come hai giocato, complimenti. Dimostrando anche buone attitudini al dialogo con i compagni di reparto. Fontolan, ispirato da Sosa. La frequenza dei suoi gol risulta decisiva per cullare il sogno scudetto dell'Inter, lanciatasi all'inseguimento del Milan.
Alla 25esima giornata, reduce da un gol sulla Juve, bersaglio già colpito all'andata, Ruben è il protagonista di Inter Pescara. L'Inter non è in giornata eccezionale, anche perché Shalimov e Berti sentono la primavera. Insomma, occorre la botta d'ingegno per sbloccare la partita e solo Ruben Sosa ne è capace. L'exploit che sblocca l'incontro è il suo gol dell'anno. Alla mezz'ora, servito da Fontolan, Sosa giunge al limite dell'area e, totalmente defilato sulla sinistra, lascia partire un tiro diretto al 7 che combina forza e precisione. Una prodezza balistica che lo carica come una molla e propizia anche il punto del raddoppio. Berti serve sul sinistro all'uruguaiano la palla da sbattere dentro e nessuno ha dubbi sul fatto che Sosa azzecchi il tiro del 2-0. Per l'11 nerazzurro è la rete numero 12 che va a incorniciare il 12esimo risultato utile consecutivo dell'Inter. Sono molto vicino al 13, però speriamo continuare questa raccia buona e arrivare tanti no. Cifre destinate ad aumentare in quella che rimarrà la sua migliore annata in Italia. Il presidente giustamente fa lo suo e fa l'Inter ancora più forte. Speriamo di essere il prossimo anno. Ruben Sosa è il calimero del gol. Piccolo, nero e simpatico. Uruguaiano svelto di gambe, di lingua e di cervello. Fantasia e simpatia. Va al tiro con una facilità estrema. Ha un sinistro magico e spara a proiettili da lontano. Gioca in velocità. Si diverte e diverte. Non solo il ramoscello di pace, anche il bacetto di simpatia. Il campionato sembra impazzito. Ora è l'Inter che fa il Milan e mette in fila uno dietro l'altro risultati positivi in serie che si traducono in punti preziosissimi. Mentre i rossoneri conoscono un'inattesa flessione. Ecco Rampulla, veniamo un attimo al Milan. Questo ritorno di Van Basten può essere importante anche dal punto di vista psicologico per la squadra di Capello. Sì, loro hanno tanti punti da gestire e adesso pian piano li hanno persi. Alla vigilia del derby della Madunina, la distanza tra le due squadre ha raggiunto quota meno 7. È una rimonta a piccoli passi quella nerazzurra, che però pare infrangersi contro il muro rossonero nel giorno del derby. Partita atipica, il derby che di solito favorisce la squadra che segna per prima, ma l'Inter non ha saputo approfittare di quella che è la sua tendenza logica nel gioco, cioè non ha saputo sfruttare il contropiede. Il campionato entra nel vivo. Sono 7 le giornate ancora in calendario. Al di là delle sorti dell'Ancona e soprattutto del Pescara che alla 25esima giornata ha allontanato Galeone per fare posto a Zucchini, il resto è ancora tutto in ballo. La stagione sembra ad una svolta clamorosa quando si gioca la giornata numero 28. Mentre la Fiorentina è sempre più invischiata in zona retrocessione, il Milan riceve una lezione di calcio dalla Juventus, che vince per 3-1. Gioco a zona o gioco all'italiana? Capello o Trapattoni? Dopo il 3-1 della Juve a San Siro, questo dubbio ci tormenterà ancora. Copertina d'obbligo per la coppia Baggio e Müller. Sa, senta lingua d'ora, il calcio se va. Da regio d'oita! Per la destra, batta Zunita. Dove domani va, uscirò con la balenia. Via Costa, finale a suo giudo. Tre gol in due e il campionato ringrazia. Roberto Matteo, zitti, basta! L'opera è completata dall'Inter, che non spreca l'occasione e batte il Brescia fuori casa con un perentorio 3-1, grazie al solito Sosa e a Schillaci. Ormai il campionato in Milan l'ha vinto, noi cerchiamo di chiudere in bellezza come stiamo facendo. E i punti di distacco diventano 5. Ancora Ruben Sosa, 3-0. L'Inter continua la rincorsa e ora meno 4. Il Milan pareggia Udine, recupera il carismatico Van Basten e gioca una buona ripresa. Ma io credo che l'Inter debba sicuramente crederci, no? Come ci crediamo anche noi. Si sono ridimensionati, i sedicenti invincibili sono una squadra normale. Incredibile, ma vero. Lo scudetto torna in pista.
Il Milan vanta pur sempre 4 punti sui nerazzurri, che però contano su un morale che all'improvviso è salito alle stelle. Cinque partite e 10 punti, insomma, ci potrebbe stare, voglio dire, ne avete rosicchiati 7. Sì, sì, diciamo che sì. Sì, noi facciamo bene con la Lazio, loro diciamo perdono e hanno un po' paura loro. Torna a sorridere anche la Juventus, che si vendica della Fiorentina e la sconfigge sonoramente il 25 aprile. Il 3-0 con cui si chiude la gara è firmato da Baggio, che al 90esimo trasforma un calcio di rigore. Una rete che segna il definitivo taglio del numero 10 juventino con il suo passato viola. Il primo gol che fai la Fiorentina, c'è stato un sentimento particolare? Ma ho fatto gol, è stato inutile come tanti sul rigore, anche perché eravamo già sul 2-0. Una rete che affossa la Fiorentina e segna il destino di Aldo Agroppi, che lascia la panchina per essere sostituito da Luciano Chiarugi. Scommetterebbe quindi sulla salvezza quando? Insomma, fino a oggi ero sicuro, ci sapevamo, oggi non sono più sicuro. Arriva maggio, l'Inter non sbaglia un colpo e continua a macinare risultati. Stavolta, però, il Milan risponde a tono. Emozione, l'impressione, il ritorno. Sì, è stato bello, sono contento che sono ritornato in campo. Maggio 1993. Si gioca Ancona Milan e i rossoneri sono in vantaggio per 1-0. La squadra di Capello preme sull'acceleratore per chiudere la gara e al 37esimo minuto raddoppia. L'autore del gol è Marco Van Basten, tornato in campo dopo l'infortunio. Bravo ad anticipare tutti con un colpo di testa che si insacca alle spalle di Alessandro Nista. E' questo il suo ultimo gol, l'ultimo sigillo di 6 anni splendidi, ma funestati da continui problemi alla caviglia. Mi uccide tantissimo avere una punta come lui, diciamo, la più forte del mondo, quindi incide tantissimo. Di certo incide molto anche sugli avversari psicologicamente. Maledetto il campionato 1992-93, che lo piega nell'animo più che nel fisico. Gli sottrae le energie per continuare a soffrire, anche se Van Basten darà il suo definitivo addio solo il 18 agosto del 1995. In un giro di campo prima del trofeo Berlusconi, nel quale anche uno freddo come lui tradirà una lacrima. Benedetto, il suo ultimo campionato da protagonista, per quegli exploit a ripetizione che lo caratterizzano nella prima parte. 3 gol a Pescara, 2 a Firenze, 2 alla Lazio a San Siro e addirittura 4 a Napoli l'8 novembre 1992. Personalmente una domenica molto particolare. Comunque io faccio parte della squadra, senza i miei compagni faccio poco. Sono contento di far parte di questo Milan. Non sono tanto contento, penso che possiamo anche essere orgogliosi. Trascorrono 6 mesi dalla domenica del San Paolo. France Football gli consegna l'ennesimo trofeo e lui, da Parigi, vola a St. Moritz per una nuova operazione alla caviglia destra che continua a martoriarlo. C'è da urlare al miracolo, a pensare cosa sia stato capace di realizzare sul campo nonostante il dolore continuo. Dopo Ancona, Van Basten continua a frequentare le cliniche, in un alternarsi di operazioni, tentativi di riprendere, delusione per una guarigione mai completa. La notizia è corta, semplicemente ho deciso di smettere a fare il calciatore, tutto lì. Ma nulla ha potuto distruggere il contributo di eleganza portato dal suo muoversi in campo, uno stile inimitabile, che non ha più trovato imitatori, nonostante a cicli ricorrenti si offrano paragoni. Marco Van Basten è stato e resterà il centravanti per eccellenza.
sintesi unica tra la classe di una mezzala e la potenza di un centravanti di sfondamento. Ho provato, ho combattuto fino all'ultimo, pazienza. Marco Van Basten è stato il più grande centravanti dei tempi moderni. Nessun punto debole, semplicemente mostruoso, dicono i tecnici e gli analisti del calcio. Si fa presto a descriverlo. Senso del gol incorporato, destro, sinistro, controllo di palla perfetto, potente e preciso nei tiri in corsa e da fermo, intelligenza tattica, altruismo, acrobazia e passaggio smarcante. Vince il Milan grazie al cuore dei suoi campioni. Per l'Ancona è l'inevitabile ritorno in B. I marchigiani salutano in anticipo la massima serie, andando a fare compagnia al Pescara che è retrocesso la domenica precedente. Due punti fondamentali per il Milan e il vantaggio rimane inchiodato a 4 punti. Il successo degli uomini di Capello vale doppio. Oltre ai punti effettivi, i rossoneri lanciano un chiaro segnale all'Inter, che di fatto tireremo in barca. Nicola Berti sicuramente non ha smesso di credere nella possibilità di raggiungere il Milan, nonostante i risultati di oggi. No, ma non è che questo che ci portiamo dentro è un sogno, diciamo quasi irrealizzabile. I nerazzurri nelle due giornate successive non riescono ad approfittare di 2 pareggi consecutivi di un Milan che, nonostante il turnover, risente delle fatiche di un campionato lunghissimo e condotto a tutta velocità per buona parte della stagione. Anche l'Inter pareggia 2 volte, così i punti di differenza rimangono 4, quando ormai le partite da giocare sono soltanto 2. Lo scudetto è virtualmente rossonero, manca adesso solo la matematica. No, noi tutte le partite sono importanti, sono un esame, tutti vogliamo batterci, ma anche noi sempre vogliamo fare risultati. 30 maggio 1993, penultima di campionato. Il Milan ospita il Brescia, che comunque è gravemente coinvolto nella lotta per non retrocedere. Basta un punto ai rossoneri per conquistare il loro 13° scudetto. L'impresa è a portata di mano. Io non ho l'audio in studio, ho visto soltanto per un attimo il nostro collega Zuccalà. Comunque, allora vediamo un po' la sintesi, come è andata in questa partita. Il primo se li porta a casa, la squadra per lo scudetto. Stanno dunque per cominciare i secondi tempi delle partite della penultima giornata del campionato di Serie A. Ciotti, è già iniziato il secondo tempo a Milano? No, stanno entrando adesso in campo le squadre. E allora hai l'opportunità di un breve commento sulla prima frazione di gioco. Evidentemente il pareggio giova ad entrambe le strategie. Al Brescia per acquisire ulteriori prospettive di salvezza e al Milan per mettere definitivamente il suggello al suo 13° scudetto, linea a Torino. E pochi istanti fa abbiamo visto il portiere della Fiorentina Mareggini salvare su un colpo di testa ravvicinato operato da Silenzi. Dunque Torino pericoloso in avvio di ripresa, Torino che è sempre in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina, linea d'Udine. A Udine già al quarto della ripresa, il risultato è invariato, l'Udinese sempre in vantaggio sull'Ancona per 1-0 grazie al gol messo a segno al 36° del primo tempo dal polacco Kosminski. Scusa forma, il Genoa è in vantaggio con Fortunato esattamente dopo 1:15 della ripresa, gran gol di Fortunato proprio ad inizio di ripresa, un gol che ha per il momento scioccato l'Atalanta, a te la linea. A Parma siamo giunti al 9° di questa ripresa, Parma sempre in vantaggio sull'Inter per 1-0. I nerazzurri sono andati ripetutamente vicini al gol nel finale della prima frazione e in avvio di questa ripresa il Parma sembra meno disposto ad affrontare i rischi difensivi. 19° Torino 1 Fiorentina 0, Fiorentina in avanti come può, ma adesso c'è il Torino che cerca la sua azione offensiva. Doppio dell'Udinese, so che stai per darmi la linea ma è un gol importante, colpo di testa di Calori al 19° della ripresa, Udinese 2 ancora 0. Raddoppio del Genoa, si tratta di un gol importantissimo, il gol è stato firmato da Ruotolo dopo una discesa travolgente, dunque il Genoa conduce per 2-0 sull'Atalanta, ripeto l'autore del gol Ruotolo esattamente al 33° minuto. Io devo intervenire da San Siro, Milan in vantaggio con un gran tiro da fuori di Albertini e quindi il Milan conduce adesso per 1-0 mentre mancano appena 8 minuti alla conclusione. Carlo Nesti, il gol del 2-0 del Parma sull'Inter.
C'è stata un'incertezza da parte della retroguardia nerazzurra su una traversione proveniente dalla fascia destra. Allora, dicevo, ancora una serie di rapidi interventi. Cominciano da Milano con Sandro Ciotti per Milan-Brescia. Entra in area e va al tiro e pareggia per il Brescia con un gran tiro di destro a Brunetti. Attenzione, Torino che interviene, Battistuta al pareggio, 1-1 tra Torino e Fiorentina, Tedotto. Attenzione, interviene Parma, pacifica invasione di campo, è finita la partita, Parma 2, Inter 0. Finale anche a Torino, 1-1 tra Torino e Fiorentina, te la linea Sandro. Che io mi senta in Serie B o no, vale poco purtroppo. C'è un rammarico in questa stagione, Presidente? Tanti di rammarico. Ce ne sono molti, ma soprattutto la mala sorte. E in questo istante Amendolia comanda la fine delle ostilità. Riceve la stretta di mano dei protagonisti e la partita nel suo insieme è stata fondamentalmente corretta. Finisce in questo istante la partita, il Genoa batte l'Atalanta per 2-1, linea Provenzali. Interviene Udine, invasione di campo, è finita la partita. Udinese batte ancora 2-0. È andata un'altra volta male. E noi più di così non si poteva fare, perché non ci sono tre punti come nel campionato inglese e che ti assegna tre punti per una vittoria. La classifica della Serie A: Milan campione d'Italia 49 punti, Inter 44, Parma 40. Pareggia il Milan, perde l'Inter con un giorno di anticipo, Milan campione d'Italia. Il popolo rossonero finalmente in festa. Dopo la delusione per la sconfitta in Coppa Campione, il Milan riesce a mettere le mani sullo scudetto. Il 13° della sua storia, il 3° dell'era Berlusconi. Fatto delle cose grandi, importanti, veramente straordinarie, e credo che non sia facilmente ripetibile quello che noi abbiamo fatto. Quando ho cominciato questa avventura non avrei mai pensato di conquistare tre scudetti. Ma è il tuo ultimo scudetto col Milan, l'ultima tua partita qui a San Siro? Ma non lo so. Se siamo riusciti a portare a casa il campionato, il prossimo anno ci ripresenteremo di nuovo in Coppa dei Campioni con l'obiettivo di portarla di nuovo a casa. Dalle lacrime di Monaco alla soddisfazione di oggi, ma di in cuor vostro avrete mai pensato di perdere veramente questo scudetto, anche per un momento? No, con quest'Inter come si faceva a perdere lo scudetto? Presidente, che soddisfazione è questa? Liscia, gassata o...? Beh, è una bella soddisfazione che conclude una bellissima stagione, dove abbiamo avuto un punto di amarezza mercoledì scorso, ma che è stata una grande stagione per tutti i risultati che globalmente abbiamo raggiunto. Hai vinto lo scudetto pure tu? Sì. Come il papà? Sì. Ma tu dove giochi? In che ruolo? Attaccante. Il Torino ha colpito in contropiede subito con Aguilera, che di destro ha scaricato alle spalle di Mareggini il pallone offertogli da Venturini. Il gol del pareggio ha fatto infuriare la Fiorentina e avvelena ancora di più il clima dell'ultima giornata, in programma domenica 6 giugno. Turno che vede ancora molte squadre coinvolte nella lotta per la salvezza. Tre i campi ad altissimo rischio: l'Olimpico di Roma, dove gioca l'Udinese, il Franchi, dove la Fiorentina ospita il Foggia, e il Rigamonti di Brescia, dove i padroni di casa ricevono la visita della Sampdoria. Calcio di rigore fuori da Roma. Il Brescia si è portato di nuovo in vantaggio con Domini. La radio è la grande protagonista della giornata. È la Fiorentina che parte forte e dopo pochi minuti si guadagna i due punti della vittoria, sommergendo il Foggia sotto una pioggia di gol. Il Brescia si sveglia nel secondo tempo e batte la Samp. Intanto Brescia 3, Sampdoria 1, a 8 minuti e 30 dalla conclusione. Attenzione, pareggio dell'Udinese con un ex, esattamente Desideri. Si consuma così il dramma della Fiorentina, condannata dalla classifica avulsa.
Certo, il boccone è amarissimo a trangugiarsi, è il più duro di tutti, anche perché poi, per la verità, tecnicamente la squadra non è da Serie B, proprio è stato un colpo maligno della sorte anche. Udinese e Brescia spareggiano il 12 giugno. Vincono i friulani che rimangono in A. Fine delle trasmissioni. Il Milan è campione d'Italia. Pescara, Ancona, Fiorentina e Brescia in B. Beppe Signori è il sorprendente capocannoniere. Chiuso definitivamente il campionato con l'Udinese che ieri ha vinto contro il Brescia lo spareggio per non retrocedere, c'è già chi pensa alla prossima stagione. Si accettano già scommesse sul nuovo Milan, sull'Inter, finora regina del mercato, sulla Juventus. Il Milan di Capello concede il bis e prende forma il mito degli invincibili. 58 partite senza sconfitte e una macchina da gol praticamente perfetta. Una stagione che ritrova l'Inter, proietta in UEFA il Cagliari di Mazzone, ma perde la Fiorentina, che scivola in Serie B nonostante campioni come Batistuta e Orlando. Scivola e malamente anche Claudio Polcaniggia, trovato positivo all'antidoping. Una stagione di gran bei gol e grandissimi cannonieri. Il campionato accoglie e apprezza il nuovo pallone d'oro, Jean-Pierre Papin. E incorona Giuseppe Signori, re del gol, con una rete ogni 90 minuti. Storie di uomini capaci di esaltare milioni di tifosi. Storie che Gianni Brera, il grande narratore scomparso a metà stagione, avrebbe raccontato sicuramente con la solita originalità. Alla voce scherzi del destino, il gol di Asprilla, che al 58esimo interrompe, dopo 58 gare, la serie positiva del Milan. Una stagione che saluta gli ultimi scampoli di gioco del campione del mondo Fulvio Collovati e allo stesso tempo accoglie nuovi campioni. La Serie A tiene a battesimo, tra gli altri, Andrea Fortunato, Pancaro, Ravanelli, Torricelli, Poggi, Cannavaro e Tacchinardi, ma soprattutto Francesco Totti. I gol di Van Basten. Le capriole di Asprilla. I guizzi di Signori. E i commenti sagaci di Gianni Brera. Anche per questo, campionato, io ti amo.